Grazie di essere qui. Lo scorso anno, quando abbiamo commemorato Francesco, abbiamo assunto un impegno che abbiamo voluto mantenere, quello cioè nel suo nome di sviluppare iniziative di approfondimento, l'abbiamo chiamato Osservatorio sui Porti, cercando di tradurre non solo l'affetto che avevamo nei suoi confronti e che abbiamo tuttora nei suoi confronti, in qualcosa che continui a produrre politica, iniziativa, riflessione per la portualità italiana. Ringrazio la presenza di Gian Maria, Geronimo, Gaia, la sua compagna Alicia, che sono presenti fra noi. Ringrazio chi ha voluto quindi seguire questa iniziativa oggi, parlamentari presenti, in particolare il vice ministro Rixi, che ringrazio, l'ammiraglio Carlone, i livelli istituzionali. Io credo che poche parole per introdurre un po' la discussione di oggi. Lo faccio sempre con emozione, perché ricordare Francesco per me, che è stato più di un fratello, è sempre una cosa che mi colpisce. Abbiamo voluto affrontare tre temi a lui che stavano molto a cuore. Il primo è quello che riguarda il lavoro portuale, quindi oggi affronteremo il tema da un punto di vista molto chiaro, che è quello di chi oggi svolge l'attività di flessibilità nei porti attraverso gli articoli 17 e chi li accompagna, in questo caso la società In Tempo, che fornisce ulteriore personale che va formato dentro gli articoli 17, siano essi comma 2 che comma 5. La seconda, che riguarda i servizi tecnico-nautici, tema altrettanto delicato questo, a cui Francesco teneva molto, soprattutto perché rappresentano una professionalità dentro i nostri porti davvero complessa e davvero a livello mondiale, e in più perché vogliamo proseguire in una linea che veda i servizi tecnico-nautici terzi, con la terzietà che deve essere mantenuta dentro i porti, tanto più che i nostri sono porti storici, quindi con banchine e dighe che sono del secolo scorso, addirittura qualcuno del secolo ancora precedente, con di fronte al gigantismo navale che propone problemi di sicurezza molto forti. Ci devono essere professionalità che devono essere mantenute e mantenute terze. Il gigantismo rappresenta anche l'altro problema che riguarda la prima sessione, cioè il lavoro portuale, perché oggi significa avere bisogno di una maggiore flessibilità per affrontare i traffici nei porti, e bisogna farlo con concentrazione di uomini e mezzi. E tutto questo va, sia come nel primo e nel secondo caso, concepito e regolato. Questo tema del avere dei porti che sono aperti ma regolati sono i due capisaldi che vorremmo contribuire a sviluppare, seppur nella necessaria innovazione. Terzo argomento molto delicato, che riguarda i porti, è la concorrenza dentro i porti. Qui abbiamo, come dire, un processo abbastanza forte, sia sul piano internazionale, che ovviamente coinvolge anche i nostri porti, processi che sono di concentrazione, sia a livello dello shipping, sia a livello delle compagnie d'armamento, ma anche a livello dei terminal. Fatemi fare un attimo una brevissima riflessione retrospettiva. Francesco, come sapete, anche in pezzo insieme al sottoscritto e insieme ad altri parlamentari, hanno vissuto la legge 84 del 94. Quella legge a volte viene letta in un modo un po' parziale. Si dice è stata necessaria quella riforma perché bisognava abolire il monopolio del 110-111, cosa che è stata giusta assolutamente fare. Ma in realtà la cosa a cui più preoccupava i parlamentari, e devo dire che questa è stata una delle poche riforme che io conosca che sono state approvate col Parlamento, non attraverso leggi deleghe o decreti,
ma ha fatto tutto il percorso parlamentare. Questo ha significato che quei parlamentari di tutte le forze politiche che si sono impegnati su quella riforma hanno fatto un lavoro enorme di dialogo nei porti, perché passare da 21.000 portuali a 4.500, passare da quasi 10.000 dipendenti degli enti portuali, Consorzio Autonomo del Porto, per fare un esempio, era 3.500, al numero di oggi, ha significato un grandissimo impegno di convincimento, di dialogo. Ma lo si è fatto, lo voglio ricordare, faccio l'esempio del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, che di fatto era una SPA pubblica. Cioè lì dentro c'erano i comuni di Milano, di Torino, le Camere di Commercio, i comuni dell'Alessandrino, comune di Genova, la provincia di Genova, le ferrovie, era un SPA pubblica. Questo non impedì di fare 600 miliardi di debiti, che sommati all'ente a Venezia, sommati a Trieste, sommati a Napoli, fecero 1.200 miliardi di debiti di vecchie lire. La riforma, secondo me, si è fatta anche e soprattutto per sanare quella situazione. E si è fatto caricando poi per i successivi 10 anni, trattenendo il 50% delle tasse d'ancoraggio e le tasse merci per coprire quel buco. Lo faccio e lo dico questa cosa perché quando si affrontano temi come quelli che sono legati alla possibile mutamento di governance, occorre anche, come dire, ricostruire un po' il percorso e cercare di avere chiaro che certe cose vanno fatte con grande riflessione e con grande coinvolgimento. L'ultimissima cosa. Io credo che giustamente la chiamiamo comunità portuale, perché al di là della differenza di interessi, a volte anche della contrapposizione, ma il tutto si esprime sempre in termini di comunità. E allora va assunto anche un impegno di migliorare, ad esempio, il rapporto col mondo associativo. Cioè i corpi intermedi nei porti sono fondamentali. Lo dico perché questo ci evita a volte anche delle contrapposizioni di cui i porti non hanno bisogno e che i porti hanno dimostrato in questi anni, anche nel periodo di Covid, che sono rimasti sempre aperti, perché c'è stato un impegno corale, al di là poi delle opinioni, delle differenze, anche di scontri conflittuali. Quindi questo concetto di comunità, di dialogo, di intervento da parte di tutti i settori associativi, datoriali e sindacali è secondo me l'elemento che Francesco nei suoi anni di Assoporti ha sempre cercato di affermare nel tentare il dialogo sempre e comunque, forze di governo o forze di opposizione che siano. Credo che questo sia lo spirito a cui affidiamo anche l'iniziativa di oggi. Grazie per la vostra attenzione. Chiederei a Teddy Chiarelli, al direttore di Shipmeg, di salire sul palco insieme al vice ministro Rixi, al quale auguriamo buon lavoro nel suo nuovo incarico. Va bene, buonasera a tutti, non sono uno da tanti convenevoli, anche perché lasciamo spazio alle cose più interessanti che spero sentiremo. Il viceministro Rixi è una persona che è sicuramente appassionato delle materie di cui si trova ora a occupare, di cui si occupava anche prima. E lo dico pur, secondo me, per onestà intellettuale, avrebbe meritato anche di più e di meglio se non fossero stato per un incidente di cui ne è uscito brillantemente, come qui abbiamo visto un esempio ancora peggiore di quello che può portare certe degenerazioni. Quindi adesso si ritrova a fare finalmente quello che voleva fare, occuparsi di questa materia che tanto lo appassiona. E allora noi, la prima cosa, credo che tutti qui in sala, la prima cosa, il primo interrogativo da fare, anche se lui ne aveva dato con grande trasparenza, anche suscitando qualche polemica,
prima delle elezioni aveva detto la sua visione del Porti, no? E allora vorrei sapere, lei ha detto che la riforma portuale va riformata, e vorremmo sapere grandi linee quali sono le sue idee e i tempi, si è già fatto una scaletta di come operare. Beh, intanto grazie dell'invito, e devo dire che le immagini sono state anche molto toccanti, anche se io vengo da una storia politica diversa, però quando c'è la passione oltre che la voglia di fare le cose, credo che le due cose vadano insieme, credo a questo punto di vista sono molto contento, anzi onorato di essere qua oggi, anche per quello che la marittimità deve a tutta una serie di persone che magari hanno anche idee e visioni diverse, ma che negli anni si sono impegnati. E guardate che purtroppo l'Italia sul mare continua a dedicare troppo poca attenzione, quindi penso che sia un tema invece che andrebbe sviscerato un po' meglio. Per quanto riguarda la riforma portuale, ora, noi abbiamo alcuni temi che hanno anche provato gli ultimi governi a affrontare. Un tema è quello, diciamo, a livello europeo, sul tema della doppia contabilità o comunque la parte, diciamo, che dovrebbe andare come impresa, e il tema che dovrebbe rimanere al pubblico. Io vorrei non far più subire a questo paese le decisioni prese da altri. Quindi secondo me la riforma portuale la devono fare gli italiani, e la devono fare ascoltando le varie anime che ci sono nei porti italiani, le varie considerazioni, ma avendo una visione che per noi noi non ci possiamo far dettare le regole dai francesi, dai tedeschi, dagli olandesi. Dobbiamo andare a pensare una riforma portuale come si era fatta da allora, dove si sono fatte secondo me molte cose giuste, alcune un po' meno, ma probabilmente quando si media, oggi mi chiedevano nell'ultimo decreto, quello su Genova, come mai c'è finita dentro Ischia? Beh, perché c'era una forza politica che se no non ci votava il decreto. Quindi quando si tratta col Parlamento, come posso dire, ci sono delle mediazioni politiche, quindi qualsiasi riforma comunque parta, poi alla fine arriva mediata. Ma oggi noi dobbiamo chiederci se vogliamo essere noi protagonisti o vogliamo giocare di rimessa. Io credo che non possiamo giocare di rimessa, perché le pressioni che ci sono a livello economico, soprattutto dei grandi armatori, rischiano di mettere la funzione pubblica dei porti in secondo piano rispetto ad altri interessi, e quindi il Paese su questo deve vedere la centralità. Sul tema SPA, così andiamo a snocciolare le varie temi. Io non sono innamorato dell'SPA, ma se mi danno uno strumento che può consentire a un presidente di autorità portuale, soprattutto sugli scali principali, giocarsela alla pari con gli interessi privati e non soccombere, io sono assolutamente contento. Però dobbiamo darci delle regole, perché altrimenti il rischio vero è che i soldi ce li mette il pubblico, tipo nuova diga foranea di Genova, ma il guadagno ce lo fa il privato. Allora, il tema dell'SPA pubblica è molto è un po' come le università. A un certo punto l'università aveva bisogno di prendere finanziamenti privati, cosa ha fatto? Ha cambiato il modo di tenere la contabilità. È partita con una riforma, la riforma Gelmini, che è stata contestata, hanno iniziato due o tre università, quando è venuto fuori che effettivamente quel sistema lì gli consentiva di prendere corsi e di gestire determinate cose, si è estesa. Ora il tema mio non è di andare a imporre delle condizioni, e di scegliere tutti delle regole che ci consentano di fare in modo che noi non utilizziamo il nostro sistema portuale nominativamente privato, pubblico, ma che sappiamo benissimo che poi gli investimenti invece ricadono completamente del privato, ci ricadono sul debito pubblico e non possiamo utilizzare i soldi gli investimenti privati. Sì, però, allora, questo è il tema. Il discorso però della società dell'SPA o che sia, lei pensa che lei fai inutile qua. Le finzioni si sente. Conosciamo da anni. Allora, tu pensi che sia sufficiente far entrare i comuni e fare delle strutture, cioè avere i sindaci dentro? Ma i sindaci, allora, attenzione, i sindaci ci sono già, sì. E un porto lo condizionano, perché basta il piano urbanistico della città che il porto agisce o non agisce.
E quindi far finta che non sia così, lo vi dico non tanto su Genova, per dire su Civitavecchia. Su Civitavecchia c'è un termine al crociere che la stazione, meglio quella che dovrebbe essere la stazione per ricevere i passeggeri, che metà dovrebbe essere fatta sul sedime dell'autorità portuale, metà sul sedime del comune. Risultato che penso siano 6 anni che stanno discutendo come fare le cose. Quindi il problema vero è che in realtà oggi già è così. Ma se non lo codifichiamo, il rischio è che se c'è il presidente dell'autorità portuale che è amica del sindaco, le cose si fanno. Se per caso le due cose non sono allineate, e non è detto, perché oggi come vengono scelti i presidenti dell'autorità portuale, non è detto che sia così, noi blocchiamo aree del paese dove io mi sono occupato di porti da quando, diciamo, faccio politica, quando sono andato in regione, ma prima da cittadino genovese vivevo il porto con le esternalità negative che emanava. Quindi certo, chi non lavora nel porto, chi non conosce il porto, rischia di diventare il nemico del porto. Se invece noi troviamo un sistema per cui il porto porti, come posso dire, anche una riqualificazione, cosa che ad esempio ha fatto anche Genova però nel, prima. Nel concreto, tu che quali sono i 3-4 punti che vedi? Guarda, poi, io vedo i problemi, non vedo io vedo i problemi però, e disegno le soluzioni, ma io non sono un genio, no, ragazzi. No, i tuoi tecnici, hai cose che ma sono io ho i tecnici che li trovo al ministero, che sono quelli che c'erano prima. Quindi se avessimo avuto dei geni probabilmente non ci troveremmo in queste situazioni in Italia. Il problema è che in Italia bisogna pensare che se si fa una riforma si fa tutti assieme, però non bisogna nascondere i problemi. I problemi oggi sono che le autorità portuali sono inchiodate, perché se bisogna fare qualche opera innovativa non si può fare con delle piante organiche che prestabilite, perché hai bisogno di avere un minimo di flessibilità, che hanno oggettivamente dei problemi nella gestione delle risorse pubbliche, perché sono vincolate alla Corte dei Conti, e quindi la Corte dei Conti dà una fotografia di un settore, non dà un filmato. Quindi oggi investimenti che potrebbero sembrare a qualcuno non remunerativi, magari sono necessari da fare per aggiornare il sistema portuale per i prossimi, la sfida 10-15 anni. Allora, questi sono i criteri. Invece gli operatori portuali, i grandi operatori, perché non siamo più nei porti degli anni 80, siamo nei porti dove rischiamo che abbiamo un intero sistema portuale in mano a uno o due operatori, che se io dall'altra parte mi metto l'avvocatura di Stato e quell'altro si prende i 10 migliori studi del paese, 9 su 10 vince. Allora, il problema, dobbiamo capire quali sono le regole, anche perché noi da una parte abbiamo messo lo Stato allo stesso piano del privato, una volta non era così. Dall'altra parte chiediamo allo Stato di fare le nozze coi fichi secchi, mentre il privato ha miliardi di euro da investire. Capite bene che la pressione non è gestibile. Quindi o noi creiamo delle società che siano in grado di resistere a questo tipo e siano controllate dal pubblico. Premesso, per me i porti sono necessari dal punto di vista che venga mantenuto il pubblico sui servizi tecnonautici, che siano mantenuti come sono, tutta una serie di funzioni deve completamente essere pubblico, ma il pubblico non può trovarsi ad affrontare sfide epocali in una posizione di sudditanza, certo, dove poi magari qualcuno che è dentro l'autorità pubblica domani mi va a lavorare nel privato e mi si crea una situazione dove non capisco se quando è nel pubblico lavorava per il pubblico o lavorava già per il privato. Questo è un tema che è un problema. Lo è un problema, in futuro sarà sempre più un problema, perché oggettivamente non è impossibile pensare che non ci sia questo tipo di osmosi, e anche alcune regole che sono state messe penalizzano ancora di più il pubblico. Perché basti pensare che se uno nel pubblico ha maturato, non so, un posto di governo piuttosto che altre cose, una serie di esperienze, poi ha incompatibilità nel pubblico ad avere determinati incarichi. Quindi voglio dire, lei è d'accordo quindi sul fatto che, vista la concentrazione in atto, no, con soprattutto cioè, assistiamo a un processo di concentrazione verticale, dove l'armatore sceso a terra si è preso i terminal, si è preso i servizi di rimorchio nei porti, si prendono
lei. Mi sa che no, non è l'unico. No, scusa. Però facendo un po' un ritratto. No, ma non è purtroppo. Vabbè, questo non è colpa mia se gli è andato in porti. No, c'è solo io, lui. Io vi purtroppo. Dico una cosa. No, allora, poi c'è un altro tema che tratteremo e di cui vorrei sentire la tua opinione. Comunque, non voglio fare, io non sono ipocrita, non voglio fare il processo a MSC, ci mancherebbe altro. Però voglio dire, c'è questo dato di fatto, perché noi abbiamo MSC in altri scali, c'è Maers e ci sono altri. Però la concentrazione è in atto, si stanno prendendo tutti i vari pezzi del segmento della logistica, ovviamente se non ci sono regole, come dicevi tu peraltro, se non ci sono le regole dettate dal pubblico, c'è solo il Far West. Infatti le regole... Ecco, le deve... Allora io vorrei capire, questo governo, che regole vuole farle queste regole? Vuole porsi... Il governo le regole spero che le voglia fare, mi auguro, e sono qua per cercare di trovare soluzioni. È chiaro che va affrontato, ma il mondo sta cambiando rapidamente. Certo. Noi non dobbiamo solo darci delle regole, ma anche la possibilità poi di verificare, controllare e sanzionare se quelle regole non vengono rispettate. Perché sennò continuiamo a scrivere il libro dei sogni. Allora, il problema è noi che abbiamo oggi nel sistema portuale è che lo Stato è rimasto fermo, il mondo è andato avanti. O diamo più flessibilità allo Stato, oppure lo Stato mi rimarrà sempre indietro. Per dare flessibilità o si fa una riforma complessiva, che probabilmente dovrebbe essere fatta, della macchina pubblica. Banalmente lo vedo nel mio ministero, io ho 4-5 eroi che fanno un lavoro che dovrebbero fare 500 persone. Dopodiché è vero, noi siamo indietro con una serie di cose, ma perché banalmente paghiamo poco la gente, ne abbiamo poca, e delle volte uno si mette anche la mano sulla coscienza e capisce che chiede anche a delle persone di fare l'impossibile. Quindi o lo Stato si dà una capacità di agire o poi diventa assolutamente difficile. Dall'altra parte, noi ci siamo dati tutta una serie di regole, di cose, cioè c'è l'autority, c'è l'antitrust, c'è quello, c'è quell'altro. Cioè, in teoria il governo non dovrebbe neanche legiferare su queste cose, perché aveva già legiferato in passato. Allora, il problema, semmai, è capire come mai alcune cose che sono state fatte in passato, e ce ne sono tante, perché noi di autority siamo pieni in questo paese, perché vorrei dire che sui porti c'è dall'antitrust ad ART, ce ne abbiamo una marea. Come mai alla fine, alla prova dei fatti, certi processi comunque non si riescono a governare. E questo è un tema che ci dobbiamo porre, perché probabilmente avere irrobustito le agenzie a discapito dei ministeri, perché poi il bilancio dello Stato è uno, non è che ha aiutato la macchina pubblica, ma a un certo punto, come posso dire, l'ha depauperata. E oggi l'antitrust, se tu gli vai a parlare che sei il ministro o che sei l'armatore, ti dice: ma io sono terzo, decido un po' io qual è la la posizione che devo prendere. Quindi ci siamo anche messi in questa situazione. Allora, io credo che sui grandi concentramenti devo dire delle cose che magari non dovrei dire, però sono contento che ad esempio nel porto di Genova alla fine si sia creata sostanzialmente una sorta di equilibrio tra tre grandi operatori, perché il rischio che se ne rimaneva solo uno era peggio, perché io poi sul privato ho anche un altro problema, che se poi qualcuno magari domani mi vende a qualcun altro, io non ho neanche più la gestione della proprietà, perché una volta avevamo anche a fare con buona parte armamento italiano. Oggi armamento italiano ce n'è più pochissimo. Ecco, il fatto che noi non abbiamo un campione nazionale nel trasporto marittimo, perché a quel livello, perché noi abbiamo... Nel senso che noi il trasporto marittimo nazionale ce l'abbiamo anche, solo che c'è un problema in Italia di non appetibilità su tenere determinate sedi all'interno del territorio nazionale, e quindi le vanno a mettere in altri territori nazionali. Poi se si va a vedere, MSC nasce da un armatore che sostanzialmente è napoletano, Grimaldi è un armatore che è in Italia e che è napoletano, Onorato che poi ha avuto le varie vicissitudini, però anche lui era italiano. Cioè noi non è che non abbiamo cultura dell'armamento, ce l'abbiamo, ma diciamo il mondo si è evoluto negli ultimi anni, negli ultimi decenni, e ha spostato parte dell'armamento. Ma il problema mio non è andare
a rivendicare semplicemente la bandiera italiana, ma a fare in modo che il lavoro mi rimanga in Italia, che mi possano lavorare nei terminal gli italiani, che ci sia una gestione e che ci sia, e per questo io ci tengo moltissimo al corpo della Capitaneria della Guardia Costiera, perché ci sia una supervisione dal punto di vista del pubblico su tutta la gestione non solo della safety e della security, ma anche della libertà di circolazione delle merci, perché è evidente che il rischio che se uno mi fa il monopolista dei rimorchiatori, il monopolista dei, poi rischi di condizionare le dinamiche in un porto. È evidente che a questo punto ci vuole una macchina pubblica che sia in grado poi di imporre, nel caso in cui si vedano delle alterazioni della concorrenza, anche determinate contromisure. No, ci vuole anche uno Stato forte su questo, perché in Francia abbiamo visto come condiziona lo Stato l'economia. Assolutamente sì. A volte sì, essendo dentro, ma anche senza essere però dentro. Però ti dico, scusa, anche una cosa, che paradossalmente per noi sono più centrali che per i francesi porti, perché da noi quasi tutto quello che noi importiamo, dalle materie prime ai semi lavorati, certo, perché noi materie prime non ne abbiamo, ci arriva dal mare. E quasi tutto quello che esportiamo, a parte diciamo la Germania che è il primo importatore nostro, la Svizzera che ci va tramite i valichi alpini, ma tutto quello che si sposta fuori dal centro Europa ci va di nuovo nel mare. Che vuol dire che se noi non abbiamo più il controllo e la gestione dei porti, rischiamo di strozzare la catena logistica italiana. Su questo però anche i temi sugli investimenti, e lo dico da genovese, io ritengo che ad esempio la nuova diga di Genova sia un'opera sicuramente importante per i prossimi 80 anni, ma è anche vero che un paese che per fare quell'opera lì di fatto ci finanzia più del 50% del fondo di tutte le opere dei porti di tutto il paese, è un paese che ha dei problemi, cioè che dobbiamo dircelo, perché noi abbiamo bisogno anche di fare investimenti su tutta una serie di altre realtà portuali. State ripensando sulla diga? No, no, non ci sto ripensando, dico solo che noi abbiamo bisogno di un polmone finanziario importante, più ampio, quindi o lo Stato quel polmone finanziario ci lo dà con risorse proprie, o bisogna inventarsi come utilizzare risorse bancario o altro che un SPA pubblica può attingere, un ente pubblico non economico non può attingere, perché sennò noi non riusciremo a mantenere gli scali attivi in tutto il paese, e questo è un tema che a me dispiace, ma che bisogna poi andare a sviscerare. Questo non vuol dire che tutti devono fare la SPA o che certo, però dico solo, pensi che in questa SPA lo Stato deve essere presente, ma è pubblica, ecco, per forza deve essere, ma anche in altre gestirla, strutture, voglio dire. Lo Stato francese è presente, ad esempio, un tema vicino non è porti, ma siamo trasporti, è nell'Air France. In ITA, giusto, sempre a ponte, sempre lui, se ne andava sbattendo la porta dicendo vogliono fare una privatizzazione finta, noi o si fa una privatizzazione con lo Stato fuori dalle balle o non ci stiamo. Voi invece su questo punto come Lega e come governo insisterete? Cioè avere una presenza pubblica in un vettore fondamentale per i trasporti come ITA debba essere. Io su quel tema lì purtroppo devo dire gli incartamenti li conosco poco, perché paradossalmente in questo paese non appartiene al mio ministero ITA, nel senso che quella partita del trasporto aereo è stata gestita. Quello vuol fare l'operazione per fare le sinergie con il trasporto. Sì, no, no, e tu non te ne puoi occupare. No, detto questo, vabbè, non credo che ormai, come posso dire, MSC sia particolarmente interessato a quella partita. È più interessata, ad esempio, a sviluppare una serie di retroporti, a sviluppare sinergie, ad esempio, con ferrovie o altro. Il problema vero che abbiamo noi è capire come tutto questo possa essere un aumento, diciamo, della capability dei nostri porti e non un limite alla presenza di altri operatori nei nostri porti. Okay. Cioè il tema nostro che se a me aumenta il lavoro per tutti, io sono contento che mi aumenti il lavoro. Vabbè, anche su quello. Ma se invece è un fattore sostitutivo, diventa un problema. E lì torno a dire, la scommessa del nostro paese è provare a diventare il secondo vero pilastro della logistica continentale o continuare a cercare in qualche modo di farci la guerra tra di noi?
Questo è il tema vero. Questo è il tema per importante. Essere il secondo pilastro, noi dobbiamo aumentare i volumi di traffico, che vuol dire anche aumentare la capacità delle nostre dogane, che devono anche loro essere strutturate per nuovi volumi di traffico. Certo. Vuol dire anche incrementare il gettito, perché banalmente è uno dei pochi casi in cui lo Stato incassa senza far pagare direttamente la tassa ai suoi cittadini, perché se potessimo arrivare a prendere parte, non solo a riprenderci almeno tutta la pianura padana che oggi per metà non arriva nei porti italiani, ma prenderci anche quota del traffico francese, di quello tedesco o austriaco, probabilmente noi incasseremo molto di più, fino a raddoppiare quanto oggi incassano i porti italiani. E questo diventa un elemento, dal mio punto di vista, interessante anche per il bilancio dello Stato. Certo. Ma per far questo devi avere dei servizi, cioè devi averci la ferrovia, non puoi non averci la strada, devi averci la possibilità e devi averci anche la capacità di generare delle risorse che ti ricadano sui territori. Certo. Perché prima veniva citato da Mariani, i nostri porti sono porti storici, non sono in lande desolate. Se mi arrivano 6 navi crociere e mi fanno inquinamento dentro una città densamente abitata, io prima o poi ho un problema con la popolazione. Se passo da 2 milioni di TEU a 7 milioni di TEU, io prima o poi ho un problema con la popolazione, perché il TEU non gli lascia un euro, ma gli fa fare code in autostrada. Allora dobbiamo trovare un sistema in cui la crescita di un sistema portuale, in parte, non dico, ma lasci qualcosa sul territorio. Questo è sempre stato un tema affrontato a livello politico, ma sostanzialmente non a livello normativo, quindi non c'è un vincolo su questo. C'è poi, come posso dire, l'intesa, il fatto, per esempio, arrivare a Genova, che abbiamo certo ceduto varie aree alla città nel tempo, l'ha fatto il centro-sinistra, ha continuato certo il centro-destra, perché il problema esiste, non è un problema soprattutto nei porti più grandi. Senti, no, io su questo continuerei a parlare per ore, perché sono temi che oltretutto mi appassionano anche a me, sono i grandi scenari, però il tempo nostro è poco e scendiamo un attimo un po' terra, un po' più a terra. Noi stiamo uscendo nei porti, negli scali, da un periodo abbastanza lungo di pace sociale, che ha contribuito anche questo, no, al rilancio di scali di Genova, Trieste, eccetera, tranne episodi, chiamiamoli fisiologici. È un valore da salvaguardare, secondo te, la pace sociale? Hai intenzione di confrontarti con i sindacati per trovare soluzioni condivise? Ci sono situazioni dove tu pensi che serve piuttosto, non dico lo scontro, ma... No, vabbè, allora, diciamo che... Ora, mi fate diventare genovese centrico, che poi mi dicono che non devo fare queste cose. Pazienza. Perché c'ho qua, ci sono altri amici di altri porti, da Trieste a Livorno, eccetera. Però chi è nato a Genova, come posso dire, è abituata a confrontarsi con le parti sociali e lo deve fare sempre e comunque. E credo che la cultura della pace sociale sia una cultura che in questo paese non si può eludere. Sarebbe un errore arrivare a degli scontri negli scali, ma lo dico a Genova, lo dico a Livorno, lo dico a Trieste, salvo che qualcuno non impazzisca, come è successo qualche volta, e guardo il mio amico Agostino, nel senso che è evidente che bisogna salvaguardare la pace sociale, ma la pace sociale presuppone che tutti, per salvaguardarla, si mettano in discussione, si mette in discussione lo Stato, si mettono in discussione le autorità portuali, si mettono in discussione tutti, per fare quel passaggio in avanti che si è fatto anche con la riforma 84-94. C'era chi non voleva la riforma, in una versione retro, alla fine si è andata avanti e si è portato dietro tutti. Però il punto deve essere uno: dobbiamo salvaguardare il fatto che il lavoro portuale continua a essere un punto di eccellenza nel nostro paese. Dobbiamo fare in modo che i servizi tecnico-nautici possano essere terzi rispetto all'armamento, e dobbiamo fare in modo che lo Stato, quando si evolve, non perda di punto di vista che il porto deve essere a disposizione di tutti e deve essere governato, non può essere lasciato al mercato. Ok, ci deve essere una gestione di quel tipo. Poi gli strumenti ne discutiamo.
Su questo credo che siano gli elementi, secondo me, fondamentali, anche perché è una cultura questa che non c'è fuori dalle aree portuali. Chi non si è mai occupato di porto non sa come si lavora in porto, e non è difficile che riesca a fare una norma che si adegui al porto. Senti, l'ultima cosa, se no poi mi picchiano che ti faccio stare troppo, tre pilastri del futuro, cioè noi abbiamo il futuro dei porti sono digitalizzazione, che è una brutta parola, elettrificazione, ma questi due pilastri necessitano di una premessa più generale, che è la semplificazione. Che praticamente tre cose che l'Italia ci prova da 30 anni a fare esattamente il contrario. Il tuo contributo c'è? Pensiate, avete un... No, lasciami, dico, la semplificazione, che è la cosa, la grande necessità del paese, come dicevi tu, torno a dire, io quello che mi piacerebbe veramente su questo tema è sedersi tutti intorno a un tavolo e capire, individuare i problemi che più o meno tutti quelli li abbiamo più o meno individuati, e trovare delle soluzioni semplici, perché più noi creiamo intermediazione, sia politica sia burocratica, e le autority è un caso, ora dopo oggi mi diranno di tutto, okay. Però il problema vero è che poi non controlliamo più i processi, vuol dire che quando poi c'è la necessità di cambiare rotta, la nave va comunque in quella direzione, perché gli abbiamo inserito il pilota automatico. Senti, allora terminiamo qui, l'impegno vostro, tuo come viceministro, del tuo ministro Savini, e creare, come lui è appassionato dei tavoli, creare quanto prima un tavolo sulla semplificazione? Ma intanto ne parleremo con i presidenti delle autorità portuali. Quindi presto? Presto, appena si insedierà al tavolo. Noi purtroppo siamo... Tempi? Dacci un tempo, così sono quelli contenti qua. Ma guardi, io credo che nelle prossime settimane, al netto del fatto che abbiamo da chiudere la finanziaria... No, abbiamo un problema grossissimo sulla finanziaria di quest'anno a causa del 110, certo, che ci ha dissanguato, e a causa... del tema dell'extra costo sull'energia, anche sull'elettrificazione. No, ma io spero prima di Natale. Okay. Però lo dico perché, ad esempio, e ti dico una cosa perché così vado più lungo. No, abbiamo in questi giorni, sto trattando e cercando di far capire al MEF sul Marro Bonus e Ferro Bonus, che è un tema per noi fondamentale anche per alleggerire il traffico dei pesanti in un momento in cui dobbiamo rifare strade, autostrade e ferrovie. Il problema vero è che in questo strano paese, alla fine, quando si parla di queste cose, l'80% non lo capisce anche se è un ministro della Lega. No, ma non è il problema del ministro. Il problema è della ragioneria, e il problema è di come si impostano le cose. Nel senso che oggi noi abbiamo un problema sulla liquidità del paese, okay? Sulla partita corrente. Abbiamo un problema enorme sulla partita corrente, perché il 110 ha drenato 60 miliardi. E di cui 28 miliardi lasciati scoperti, e abbiamo il problema relativo all'extra costo sull'energia, che ci ha portato a fare dei provvedimenti tampone che non soddisfano ma che drenano liquidità. Quindi il problema noi l'abbiamo sulle partite correnti. Io sto cercando di forzare la mano per trovare dei soldi da metterci, perché ci sono delle misure che per noi sono fondamentali, non solo per dare un po' di linfa ai forti, ma per far capire anche dove indirizziamo il sistema portuale, perché non possiamo andare ogni anno a dover contrattare, dobbiamo avere delle misure a 10 anni, allora muoviamo la macchina in una certa direzione. E lo scopo, secondo me, con la comunità portuale è quello di indirizzare delle linee a 5-10 anni. Poi la struttura, ripeto, io sono disposto a discutere con chiunque, anche a fare delle sperimentazioni, che se funzionano vanno avanti, se non funzionano si fermano. Però cerchiamo di affrontare i problemi, okay, perché far finta che non ci sono non è utile a nessuno. Direi. Grazie. E quindi entro Natale tenetevi liberi, vari Zeno.